gran gala dei dilettanti. Siamo qui con il presidente delle Pie di Mulera, Beniamino Tomola. Signor presidente, arrivate dalla vostra prima stagione in assoluto nel campionato di eccellenza. Facciamo una domanda sola per riassumere questa esperienza, che rimane comunque, immagino, positiva nonostante la retrocessione. Sì, è stata un'esperienza positiva. Eravamo consapevoli che rischiavamo questo. Noi siamo stati ripescati al mese di agosto, non eravamo preparati per farla, però l'abbiamo fatta con entusiasmo, con voglia, senza fare drammi. Ci siamo divertiti e è bello starci, non ne facciamo un dramma e speriamo di ritornarci. Ecco, volevo proprio arrivare a questo punto. Avete un nuovo progetto con un nuovo direttore, un nuovo allenatore, magari non so se partite subito con l'obiettivo di salire, ma magari potrebbe essere l'inizio di un progetto che in 2 o 3 anni vi può portare di nuovo al massimo livello della promozione? Diciamo che quest'anno che verrà noi dobbiamo utilizzarlo per assestarci un attimino, perché dopo una retrocessione il pericolo grosso è che tutto si sfascia e tutto va a pallino. Abbiamo cercato di evitare questo resettando tutto, abbiamo preso un nuovo direttore, abbiamo preso un nuovo mister e penso che sulla piazza siano persone conosciute, capaci e importanti, che ci possono dare qualcosina in più per ripartire con entusiasmo, con voglia, per cercare di stabilizzarci quest'anno e poi vedere cosa riusciamo a fare nel tempo, perché insomma Pie di Mulera è un paese che di 1500 abitanti, c'è un lusso la promozione, però in questa squadra qui io e i miei collaboratori abbiamo investito tanto, sia in strutture che sono comunque ancora da migliorare tantissimo, però abbiamo in mente il progetto di farlo e certamente che se riuscissimo a trovare o essere capaci di fare anche una squadra competitiva, sempre mantenendo certi paletti, certi dimensione per quello che rappresentiamo, se capitasse l'occasione sicuramente noi non ci terremo indietro, perché ripeto, è stato un campionato, nonostante una retrocessione, nonostante che noi il 30 di novembre avevamo 2 punti, bello comunque, e mi ha fatto capire tante cose, che non eravamo proprio così tanto scarsi, potevamo giocarcela con almeno altre 10 formazioni. Abbiamo pagato lo scotto del girone di andata, che quando giri a 2 punti è praticamente è già chiuso il campionato, ci abbiamo sempre creduto, ritorno abbiamo fatto i 27, più di così non potevamo fare, manca quei punti di andata, però ripeto, è stato bello così e siamo pronti carichi per ripartire. Mi viene da dire per concludere che dopo questa impresa sfiorata a Pie di Mulera l'appetito viene mangiando, giustamente, meritatamente, per quanto riguarda un'organizzazione societaria che porta a risultati che arrivano di conseguenza. Ma sì, i risultati vengono poi di conseguenza rispetto a quello che tu fai, quello che tu semini, quello che tu sei capace di fare. L'importante è che facciamo sempre le cose e il passo come è la nostra gamba. Noi non possiamo permetterci di fare chissà cosa, di avere giocatori importantissimi. Cioè noi cerchiamo soprattutto la motivazione, le capacità e l'uomo. Quando noi abbiamo queste 3 condizioni qui, noi siamo contenti, perché con queste 3 condizioni qui possiamo fare molto bene. E sono condizioni, apro una parentesi, che ho trovato col nuovo direttore e anche col mister. È un mister che venire a Pie di Mulera allenare, francamente non so chi glielo fa fare, arriva da Vigevano, però molto probabilmente abbiamo trovato una sintonia di ideali, di modi di vivere il calcio, di vedere il calcio, che è comune a tutti e due, quindi insomma proviamo questa avventura assieme e penso che potremmo fare bene. Grazie, in bocca al lupo, presidente. Grazie a voi.